Salve a tutti, rieccomi. Se pensate, se siete fermamente convinti che questi siano video troll soltanto per ottenere visibilità o popolarità, il che è strano perché invece di farmi osannare mi sto facendo odiare, quindi sarebbe anche un controsenso farli ottenendo visibilità, commenti, popolarità, onore e gloria. Insomma, liberi di pensare a come volete, pensatelo pure comunque, però i miei propositi, i miei veri propositi, ve li svelerò soltanto quando riterrò io più opportuno farli. Cercherò comunque, una volta svelato il tutto, di tenere in disparte le persone che si sono messe in mezzo anche al loro rischio e pericolo. Ripeto, non è una minaccia questa, non, sarà co soltanto una constatazione che si concretizzerà più avanti. Non so dirvi quando, però. Vi dico, vi garantisco comunque un inaspettato e inattaccabile colpo di scena. Posso solo promettervi questo, garantirvi questo, che molti di voi rimarranno sorpresi da quello che sto scoprendo e da quello che scoprirò. Però, ripeto, queste ricerche sono lunghe da fare, quindi solo un po' di tempo e di pazienza. Prometto che non deluderò le vostre attese. Quello che mi pare strano però è che appena questa situazione inizia a calmarsi per conto suo, saltano fuori video che dicono di smetterla con sta storia. Vabbè, soliti video pro massa, cioè. Insomma, appena le acque iniziano a calmarsi per conto proprio, salta fuori qualche utente che dice: ok, vai, smettiamola con questa storia. Va bene, smettiamola pure. Per adesso potete tranquillamente vincere questa battaglia. Peccato che io abbia intenzione di vincere la guerra. Una guerra però non la si vince dall'oggi al domani. Comunque, ripeto, questi video che dicono a me di smetterla, di fare silenzio, cioè, alla fin fine, rivangano questa storia. Forse, ripeto, questo troll, una caccia di fama, gloria, onori, fasti e popolarità mediatica. Non sono solo io, evidentemente questi sono video che in un certo qual senso tirano e attirano massa e attirano anche i favori della gente. Comunque non vi preoccupate, mia la faccia, mia la responsabilità, mia anche ovviamente la responsabilità dei contenuti che vi sto proponendo e che vi proporrò in seguito. Se proprio vi danno fastidio questi miei video, insomma, allora non guardateli. Nessuno in fin dei conti vi obbliga a farmi salire le visite. Non dico di chiudere il video dopo pochi secondi, dico proprio di non caricarlo, di evitarlo. Così almeno non guadagnerò altre visite, cosa che voi, insomma, non volete farmi avere, da quanto ho capito. Insomma, non è una situazione un po', come dire, paradossale. Poi, ovviamente, se replico, ecco che riparte il circolo vizioso, ecco che se uno mette nel video, nel titolo del video, scusate, per Iori Yagami, presumo sia rivolto a me, quindi ovviamente se rispondo inesorabilmente la colpa di aver risollevato tutto sarà su di me che ho risposto, comunque insomma, almeno concedetemi di avere un concorso di colpa, non mi sembra di chiedere molto. Poi ovviamente appena replicherò le mie sono parole buttate al vento, però nessuno ha le prove per smentire o confermare ciò che vi dico. Insomma, si tratta della mia parola contro la vostra, però le mie devono essere parole buttate al vento, prive di sostanza e di fondamento. Alla fin fine ognuno può decidere con più o meno obiettività che cosa lasciare nel proprio canale, quali contenuti postati da altri utenti lasciare, valutare i commenti secondo i propri criteri. Ripeto, ognuno è padrone del proprio canale, è anarchico. Se proprio vogliamo tornare a un vecchio commento che venne postato in un video. Poi capita che i miei video privi di senso, di originalità, di contenuti,
possano anche ispirare qualcuno. Succede, capita anche questo. Sinceramente poco mi importa se i miei iscritti guardino i video o meno, cioè neanche le insight, alla fin fine le statistiche di YouTube dicono quale singolo utente guardi e voti i video. L'unica cosa sicura che rimane tracciabile, visibile a tutti, sono i commenti. Di recente comunque ho visto gruppi di Facebook tipo: questa zucchina avrà più fans di Tokyo Hotel, questo pomodoro avrà più fans di Silvio Berlusconi, questa trota avrà più fans di Valerio Scanu, questa melanzana avrà più fans di Emanuele Filiberto, e via dicendo. Cioè alla fin fine sono di una tristezza indescrivibile, come molti dei video che sono stati creati. Si prende a sto punto un personaggio che sta antipatico alla massa e solo per avere quei 10 minuti di celebrità si fa un gruppo sopra che sarà approvato da tutti quelli a cui suddetto personaggio starà sulle scatole. Ripeto, vi garantisco comunque che questo catenaccio mediatico, questa muraglia che avete eretto, chi per un motivo, chi per un altro, pian piano vi garantisco che verrà sgretolata. Così come verrà sgretolata anche questa maschera di troll che mi sta costruendo, che non è del tutto casuale. Ripeto, il mio obiettivo è soltanto uno, però posso solo svelarvelo al momento opportuno. Prima devo costruirmi una posizione mediatica e anche personale inattaccabile, solo che, ripeto, ci vuole un po' di pazienza. Comunque vi garantisco, vi prometto un colpo di scena senza precedenti. L'unica cosa che posso dirvi è questo: 5 agosto 2009. Tutto è iniziato quel giorno.